Gianni Colacione, 12 luglio 2014, siamo al Comitato Nazionale di Radicali Italiani a Torre Argentina, siamo in compagnia di Nicola Magaletti, segretario dell'Associazione Radicali Bari. C'è stato un intervento in cui Nicola Magaletti ha spiegato un pochino un'occasione che l'ha visto protagonista, che è stata quella di un contatto con il PD pugliese, in quanto in Puglia cominciano a farsi, c'è un'attività preelettorale perché stanno preparando appunto le elezioni regionali. E appunto la cosa in qualche modo lui stesso ha detto che ha suscitato delle polemiche. Ecco Nicola, per Liberi TV i passaggi più rapidi, ce li vuoi in qualche modo sintetizzare? Come mai è successo appunto questo interessamento, questo contatto, e rispetto al partito che posizione c'è stata? Sì, dunque no, la polemica è nata su nulla, del nulla si è fatto un caso, come spesso accade purtroppo nel nostro gruppo radicale. Il fatto inizia da una convocazione che c'è stata, mi ha telefonato un dirigente o un responsabile del PD per questo tavolo sulle regionali pugliesi, e il mio numero gliel'aveva dato D'Elia, Sergio D'Elia. Io chiaramente ho chiamato subito Sergio, che mi ha confermato, e sono andato a questo tavolo, a questo incontro. Cioè, in questo incontro, quando nel girotavolo mi è stata passata la parola, ho specificato che ero il segretario dell'Associazione Radicali Bari e che non potevo che essere un osservatore, in quanto il Partito Radicale non ha una struttura territoriale, però per queste incombenze di solito Sergio D'Elia, che fa parte della dirigenza dei Radicali e che anche pugliese, normalmente è un riferimento in questo senso in Puglia, e che quindi non potevo che essere un osservatore, sia perché non conoscevo l'orientamento radicale su queste regionali, ammesso che ce ne fosse uno, e sia ovviamente per il mio ruolo. Comunque è stato interessante partecipare a quel tavolo. C'è intanto un'attenzione da parte del PD, che chiaramente aveva convocato tutte le liste che facevano parte della campagna elettorale del 2010, nella quale abbiamo sostenuto Nichi Vendola presidente. E quindi quell'iniziativa, la lista era Bonino Pannella, era un'iniziativa presa da tutti i radicali, e quindi c'era stata questa attenzione da parte del PD di convocare quel tavolo. Chiaramente lo scopo di Emiliano era quello di anticipare le primarie, perché voleva incominciare a lavorare su questo discorso delle regionali pugliesi, quando sappiamo invece che il SEL, Nichi Vendola, tendeva a spostare questa data perché sta vivendo un momento un pochino particolare, come tutti sappiamo. Però non voleva che questa iniziativa fosse lui, uno scontro fra lui e Nichi Vendola, cosa che non ha nessun interesse né intenzione di fare, ma che fosse una voce corale di tutte le liste che avevano appoggiato il PD nelle regionali. La campagna è stata interessante. Io ho detto che appunto ero in qualità di osservatore, però quando mi hanno passato la parola, chiaramente il mio piccolo contributo radicale gliel'ho dato, anche se neutro sulla campagna, sull'argomento del dibattito. Anzi, ho voluto ricordare in quel frangente che io proprio immediatamente dopo le politiche ero stato proprio io, insieme a Michele Macelletti, segretario facente funzione, tesoriere facente funzione di Radicali Bari, che avevamo presentato ricorso presso il Tribunale di Bari affinché Nichi Vendola decidesse tra la poltrona di Presidente della Regione e quella di parlamentare, cosa che chiaramente a Nichi Vendola creava qualche problema, in quanto sappiamo che in quella fase aveva caldeggiato la candidatura della Boldrini e aveva tanto da fare in Parlamento. Però noi facciamo quello, ho anche specificato che il giorno dopo, insieme ad Annalita Di Giorgio, abbiamo presentato lo stesso ricorso per 10 consiglieri del PD, del PDL, di tutte le formazioni politiche, e che bene avevamo fatto. Qualche giorno prima l'avevano fatto in Piemonte con Cota, quindi non era, io non avevo
non potevo aver nulla ovviamente contro Nichi Vendola, no? E che noi nel nostro piccolo eravamo un presidio di legalità, cioè quello voleva essere quell'atto, e bene abbiamo fatto, perché costringemmo in qualche modo tutti a dimettersi dalla carica di presidente della regione e di consiglieri, e si è potuto, dopo con ritardo di qualche mese, convocare il primo consiglio regionale pugliese, perché stava totalmente immobile da 2 mesi. Ho voluto dire questo, cioè un po' per far conoscere il fatto anche chi non lo conoscesse in quell'ambito, ma per dire che eravamo un presidio di legalità, e siccome si era discusso precedentemente sul cambio della legge elettorale per le prossime regionali, ho detto bene, sarebbe bene, cioè noi come presidio di legalità, l'unico appunto che posso fare, perché poi sono un osservatore, come però radicale, cioè posso dire che c'è una raccomandazione europea che ci dovrebbe indurre a non modificare la legge elettorale un anno prima delle elezioni. E qualcuno ha ribattuto e ha detto no, cioè guarda, vai, noi non rispettiamo le leggi, figuriamoci le raccomandazioni, cioè, però questa è la posizione, e sicuramente il ruolo, come posso sicuramente esprimermi, perché noi siamo un presidio di legalità. Quindi diciamo, ho dato un contributo radicale su argomenti che sapevo che non potevano che essere condivisi da tutti i radicali, diciamo dalla galassia in senso esteso, cioè che lo potevo fare come presidente dei radicali italiani, però non sono intervenuto, sono rimasto osservatore sull'argomento, diciamo, dell'incontro, e mi sembrava corretto. E da qua si è scatenata una polemica poi su Facebook, cioè perché chiaramente Emiliano aveva dato grande risalto a questo incontro, chiaramente lui può, cioè il PD può, e quindi c'erano televisioni, giornalisti, e sulla Gazzetta il giorno dopo, ma forse anche su altri mezzi di informazione, e compariva che i radicali erano presenti a quel tavolo. Cioè d'altronde non potevo essere presente come presidente dell'associazione radicali Bari, di cui a loro non gliele poteva fregare di meno, diciamo, perché non siamo che una delle 400 associazioni culturali iscritte nel registro del comune di Bari, poi ci sono quelle sportive, poi ci sono associazioni di altra natura, per cui loro a quel tavolo avevano invitato qualcuno che in qualche modo potesse fare riferimento alla lista Bonino Pannella. Io ci sono andato in qualità di osservatore. E invece apriti cielo, no? Perché immediatamente però hanno visto radicali, hanno pensato, ma devo dire incautamente, perché chi mi conosce personalmente sa che cioè non avrò una enorme cultura politica, io ne sono consapevole, cioè però cerco di essere attento su alcune cose, no? E per cui ci hanno pensato incautamente che io stessi prendendo delle posizioni come radicali, a nome dei radicali, su ciò che poteva essere l'evoluzione diciamo di questo tavolo sulle regionali, cosa che non poteva essere le mie intenzioni. E chiunque si accostasse a questo argomento con un pizzico di buona fede non poteva che immaginarlo, o anche se aveva dei dubbi chiedermelo personalmente. Cosa che non è accaduta diciamo su quel Facebook che hanno incominciato, ma Radicali Chi? È già Radicali Chi da parte di Rita, e poi Volpicella, lo vorrei sapere anch'io, ma se chiedetemelo, no? Se proprio avete qualche dubbio, è dubbio che non dovreste avere conoscendomi. Però questo è tanto, poi mi è dispiaciuto anche che in una direzione nazionale Rita si sia espressa in un certo modo, Donato l'ha evidenziato, cioè nella maniera, allora a quel punto mi sono sentito in dovere di rispondere chiarendo la situazione, ma mi sono sentito anche con Rita per telefono, che si è resa conto, insomma, che è rimasta dispiaciuta perché ha capito che non c'era non era nelle mie intenzioni, cioè prendermi un arbitrio del genere, perché quello sì sarebbe stato un arbitrio, no? E quindi è rimasta dispiaciuta, però penso ci siamo chiariti. E anche quando lei ha detto, oh, i radicali veri su quelli, aveva detto Sergio Delia in quell'intervista, no? Cioè riferendosi a Maria Rosaria o Donato, forse, no?
Devo dire che Maria Rosaria, cioè, come cultura radicale, ma anche come attività politica che fanno... Aspetta Nicola, che qua la cosa si fa interessante. Cioè, ci sarebbero radicali veri e radicali non veri in Puglia? Allora, a questo punto bisognerebbe capire, allora, chi è che sostiene questa cosa e a questo punto chi è che ha il bollino di qualità e no, perché io questa cosa non ne sono informato. No, ma infatti quella è stata la faccenda che mi ha un attimo infastidito, no? Cioè, perché al di là di questa cosa che era nata su Facebook, alla quale avevo risposto così sempre su Facebook in maniera minimale, voglio dire, no? Cioè, avevo scritto c'è un problema se ciò che soprattutto è rivolto a Rita, se in ambito radicale ciò che fa la mano destra non lo sa la sinistra, non è mio problema. Poi ci sono stati gli altri commenti un po' meschinetti, secondo me, no? E su quelli avevo steso un velo pietoso, punto. Cioè, quando invece ho visto l'intervista, cioè la ripresa, cioè fatta da durante la direzione nazionale, cioè dove appunto Rita chiedeva spiegazioni a Sergio D'Elia su questo evento, no? E mi ha detto, ma cioè, guarda, c'era Maria Rosaria Muzio, Volpicella, che chiedono radicali chi, no? Me lo sono chiesta anch'io, tu mi sei qualcosa, no? Cioè, perché quelli sui radicali veri, no? Cioè, a quel punto mi è dispiaciuto, no? Cioè, perché voglio dire, Maria Rosaria Muzio, che fra l'altro non è neanche, almeno durante il congresso non sarà neanche iscritta ai radicali italiani, Donato Volpicella, cioè Bari non aveva partecipato né alla raccolta firme sull'eutanasia legale, né sui 12 referendum, né sulla lista Z, cioè noi ci siamo veramente, la posso dire, spaccati il culo, fa tutti questi tavoli, e poi i radicali in Bari. Ora c'è da dire che c'è un distinguo, perché Maria Rosaria Allumuzzi è una persona che ha una bella cultura radicale, una persona che io stimo molto, no? E fra l'altro su Foggia hanno sempre fatto una bella attività che non è paragonabile a quella che facciamo su Bari, perché l'associazione Maria Teresa di Lascia, cioè il nome stesso lo dice, prende avvio da quella stupenda persona che è stata Maria Teresa di Lascia, radicale, persona di cultura, persona amabilissima. E chiaramente ci sono diverse persone di riferimento, c'è Elisabetta Tomaiolo che è molto brava, giovanissima molto brava, c'è Maria Rosaria Lomuzio, Diana Ticciuoglio, cioè sono... Chi? Beh, Narita di Taranto non fa parte della Maria di Lascia, no? Maria Teresa di Lascia. No, in Puglia poi ce ne sono altre, Giuseppe Napoli, insomma, ce ne sono tanti, no? Però in particolare, cioè, riferendomi proprio a Maria Rosaria Lomuzio, ma sicuramente una persona che ha una cultura radicale che io non ho, cioè per il suo trascorso, per la sua vita, no? E quindi l'associazione di Foggia ha sfacciato delle cose bellissime, la Canapa Social Club piuttosto, cioè di Dacale, però animata da Andrea Triscioglio, hanno fatto un bellissimo convegno a Foggia dove sono andato, riuscitissimo, per carità, no? Ma ho visto anche ciò che hanno fatto sugli OPG, quando fanno delle iniziative io vado volentieri, e quindi il gruppo c'è anche Noberto, insomma, che sta dando molto da fare, è giovane, molto volenteroso, vuole fare tante belle cose. Cioè, per cui, cioè che però Rita l'avesse espresso in quel modo, mi era molto dispiaciuto, chiaramente. Cioè, mi era un po' dispiaciuto, no? Poi, ho detto, al telefono ci siamo chiariti con Rita, mi ha detto, no, io con Sergio D'Elia ho una grande identità proprio di veduto. Insomma, per cui si è capito che era stato un equivoco, fondamentalmente. Ecco, io la cosa che inviterei veramente, una cosa che ho fatto anche durante l'incontro di oggi, cioè durante l'intervento di oggi, è veramente a tutti i radicali, che noi siamo una razza, insomma, lo sappiamo che non siamo facili, no? Ognuno ha il suo bel caratterino ed è radicale a modo suo, però di cercare ciò che abbiamo in comune, no? E cercare di metterlo, noi, sicuramente tra noi, anche se a volte nascono queste zuffe, nascono queste cose, ma abbiamo sicuramente tanto più in comune di chi radicale non è, sta distante da noi. E quindi il mio invito è veramente a cercare di valorizzare ciò che abbiamo in comune per portare avanti ciò che ci interessa, che sono le nostre battaglie e le nostre idee. Questo purtroppo non avviene spesso, a volte ci vedo anche, cioè, dei fatti caratteriali, insomma, che portano a questo. E,
pazienza, cioè, che dobbiamo fare. Va bene, grazie Nicola Magaretti. A questo punto, se ti senti, di mandare un saluto a Donato Volpicella, che è segretario di Libri TV. Ma sì, ma guarda, con Donato, cioè, fra l'altro era nato un così bel incontro qualche anno fa, no? Cioè, a me è dispiaciuto molto che non si sia sviluppato nel tempo, ma con lui come con tanti altri, per cui sì, sicuramente Donato, cioè, per carità, prendiamoci un caffè alla prima occasione, no? Smettiamo questa cosa, no? Che c'è veramente, secondo me, ce lo dovremmo lasciare alle spalle. Ok, al caffè. Grazie Nicola Magaletti.